L'intelligenza artificiale ha il nome sbagliato perché non è intelligenza, sono sistemi esperti che fanno cose che l'uomo fa con la sua testa in modo più veloce, molto più veloce sostanzialmente, e quindi riuscendo a esplorare quantità di materiale, di dati che un uomo ci metterebbe 10 vite a esplorare. Però noi nella nostra calotta cranica abbiamo un oggetto di 1,5 kg fatto di 90 miliardi di cellule specializzate in neuroni, ognuno dei quali ha degli interruttori molecolari con i quali manda segnali fuori, le sinapsi, e i neuroni sono connessi con altri neuroni, non contanti quante sono le sinapsi, quindi 1 migliaio per neurone, con dei cavi, dei fili sottili, gli assoni, che sono quelli lungo i quali viaggia il segnale. Bene, 90 miliardi di neuroni, 100.000 miliardi di sinapsi, 2 milioni di chilometri di assoni. Se lei li volesse mettere su una linea retta, va 6 volte fra la Terra e la Luna. Tutto questo funziona con 20 watt di potenze, e fa delle cose che noi neanche immaginiamo a livello di coscienza. Mentre mi occupo di una cosa che si chiama la mappa semantica del cervello, che è una serie di esperimenti di neuroscienze e di modelli matematici, per cui ora noi sappiamo per qualunque parola quale area della corteccia cerebrale va ad attivare. E nel fare questo abbiamo calcolato qual è la potenzialità del cervello? Quante strutture semantiche diverse il cervello è in grado di concepire? Il cervello di una singola persona è il suo, il mio. E questo è un numero sterminato, un numero di 700 cifre. Cioè io dovrei dire miliardi di miliardi di miliardi 80 volte per dirle quanto è grande questo numero. Nessuna macchina costruita dall'uomo arriverà mai a fare questo. Quindi l'intelligenza artificiale ci aiuterà a essere più efficienti, come una grande protesi, ma non dobbiamo averne paura.